Piazza Carducci è finalmente pronta. Dopo 4 lunghi mesi di lavori e di disagi, è stata riaperta al traffico nel pomeriggio di venerdì, con diverse importanti novità per la viabilità, dai semafori posti all'ingresso al limite dei 30 km orari, dal senso unico in direzione della stazione, fino all'obbligo di proseguire sulla strada che costeggia la ferrovia. Tutto per rallentare le auto a favore dei pedoni. Mancano ancora i nuovi arredi per delimitare la carreggiata dall'area pedonale a sostituire le transenne provvisorie. Il nuovo look della piazza, che indubbiamente da risalto alla rocchetta Reghina, continua però a dividere i gusti. Mi sembra bella, così a prima vista. Sì. Bellissima, mi piace da morire questa città. Sì, sì, bellissima veramente. Adesso abbiamo solo tavole di ristorante e basta. Cioè la gente non è, può solo passare. La viabilità credo che sia migliorata, sì, è sicuramente migliorata. A me la piazza non mi piace per niente, perché non c'è piante che fanno ombra. Gli olivi sono troppo piccoli per queste dimensioni, assolutamente troppo piccoli. In termini di funzionalità, entusiasti bar e ristoranti, mentre si sentono molto penalizzati servizi come la tabaccheria e la farmacia. È stata valorizzata molto bene. Aspettiamo, diciamo, questi 2 o 3 dettagli per vederla finita, ma i pareri sono tutti assolutamente positivi. Un lavoro che è stato fatto con testa e per me funzionerà anche. Il comune è pronto al passo successivo, provare a rendere la piazza chiusa del tutto al traffico. Bisogna abituare la gente a circolare in un certo modo, a porre attenzione alla piazza in un certo modo, non parcheggi selvaggi a destra e a sinistra. Deve essere salvaguardata e poi naturalmente in certi periodi dell'anno è anche pensabile di chiuderla e lasciarla pedonale. Certi periodi dell'anno, quindi insomma diciamo che adesso la piazza ha un potenziale che può essere sfruttato, sviluppato ulteriormente. Per vedere Piazza Carducci davvero completata ci sarà da attendere il 2022. Bar e ristoranti avranno tempo fino alla fine dell'anno per adeguarsi al nuovo regolamento che uniformerà ombrelloni, tende e tavoli. Il piano dei Deor sarà presentato nel prossimo consiglio comunale.